bel cassonetto. Ed ecco la nostra tenda. È la mia tenda che mi hanno regalato la comunione. No, tirava troppo vento, ce l'ha svirgolata. Comunque, svegliarsi con queste robe qua non ha prezzo. Montagna e oceano. Non è andata benissimo a causa forte vento. Adesso siamo dentro a un bar a fare colazione. La nostra destinazione di oggi è andare al parco di Timanfaya. Purtroppo è una zona off limit, quindi l'accesso è a pagamento e consentito solo tramite un pulmino che ti fa fare il tour del parco. Ho parlato con un surfista italiano che vive qui e ci ha spiegato un po' di cose di Lanzarote e ci ha detto che è il periodo più freddo dell'anno questo e ci sono 20 gradi. Comunque una cosa che mi ha sorpreso di più di tutta l'isola è che le strade sono in condizioni perfette, cioè veramente tenute benissimo e anche le cittadine sono pulitissime. Raga, stiamo andando al Parco Nazionale! 130 Martin Garrix. Odio i traghetti per andare in Croazia. Siamo all'ingresso di Timanfaya, abbiamo pagato 10 euro di ticket ed è incluso anche il tour col bus. Qui stanno cucinando questo pollo con il calore del vulcano, è parecchio caldo, cioè temperatura perfetta comunque per cucinare. Sì, quello sì, ma io non ci credo. Guarda, la gente diventa matta per vedere sta roba. Un pollo! Anche il vulcano del Cuervo è stato pungente. Io mi sono innamorato di questi posti. Adesso siamo in direzione Caldera Blanca, che è uno dei trekking che abbiamo selezionato per questa vacanza. Pronti per questo trekking, raga? Di fondo. Siamo in preparazione, però quella lì è la Caldera Blanca, non possono mancare i cestini. Di pausa, dato che sta piovendo e non tira neanche vento, quindi si sente bene l'audio, per dire che se siete triatleti o vi piace fare sport, questa è l'isola che fa per voi. È perfetta, strade messe in condizioni ottime, piena di salite, piene di rettilinei lunghissimi, quindi qui per il triathlon è una figata. Ed è per questo infatti che si disputa proprio qui a Lanzarote una delle gare di triathlon più dure al mondo, appunto l'Ironman di Lanzarote. Come ti chiami? Aiuta anche tu un ragazzo di 24 anni in difficoltà.
guarda questo video e guarda tutta la pubblicità. Mangeremo licheni. Mangialo. È un pissacane. Ok, vediamo come mangi un pissacane. Comunemente detto pissacane. No, vecchio, è un bruscandolo comunemente detto. Bruscandolo. Vecchio, sì. Questa è l'erba di campo, quella. Vecchio, il bruscandolo, no, è il pissacane. Il terrasacco, è okay. Questo qua è il terrasacco. Da lei per... detto pissacane. Mica uomo a mangiarti un pezzo di lava. No, la Befana mi regala già abbastanza carbone. Non c'è niente, e piove. Questa è Lanzarote abbandonata. Alla caldera, penso sia stato uno dei cammini più belli di tutta la mia vita, assolutamente, senza parole. Come... raga, io sono Salvo, domani adesso usciamo, la mettiamo a posto. Io no. Oddio. Sì, ma vecchio, non fammi l'effetto della piscina che sembra che si muova tutta la luce. Dai, 3, 2, 1. La giornata è andata alla grande, siamo molto stanchi perché abbiamo camminato tutto il pomeriggio, quindi buonanotte, domani mattina vi faccio vedere dove abbiamo piantato la tenda. Ciao. Buongiorno dalla terza notte qui alle Canarie. Non ha tirato un filo d'aria, siamo riusciti a dormire molto bene. Purtroppo però ha piovuto e abbiamo la tenda completamente bagnata perché, poverina, questa qui, questa è una tenda che mi ha regalato la comunione, quindi ha i suoi anni ed è completamente bagnata, quindi adesso dobbiamo trovare il modo di asciugarla. Il programma di oggi è andare a visitare le saline al golfo, il Lago Verde, che sono molto curioso perché deve essere una cosa assurda.
E scusate se ho questa voce qua, ma mi sono preso, non lo so, il raffreddore. E dopo nel pomeriggio andiamo a fare un trekking che ci porterà in una spiaggia bellissima a quello che ci riferisce Alvise. Quindi sicuro sarà orrenda come spiaggia. Cioè comunque il contesto in cui abbiamo dormito è tanta roba.